Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Gemma Gamer. Oggi siamo qui in un video su Clash of Clans. L'ho scaricato anche io, il Nothing DJ che mi ha convinto a scaricarlo, dato che io non adoro questi tipi di giochi. Allora, io adesso sto sistemando questo piccolo villaggetto. Sto facendo giusto una base. Poi dopo migliorerò le posizioni e quant'altro, perché ho poco tempo e quindi quello che riesco a fare adesso almeno vi faccio vedere giusto il villaggio iniziale e basta, niente di che, vi condivido con voi questo. Sto portando tantissimi giochi e ho detto dai, portiamo qualcosa di diverso, oltre a Need for Speed, Assassin's Creed, portiamo un gioco per il telefono, per il PC. Io ci sto giocando dal telefono in questo momento, però penso di passarmi l'account anche sul PC in modo da rendermi ancora più facile il caricamento poi su YouTube, dato che dal telefono non posso caricarlo, altrimenti ci vuole una giornata intera. Dato che sto registrando questo video in un'ottima qualità, quindi questo per ora lo faccio da qui, poi me lo passo sul computer, eventualmente poi lo metto su YouTube. Allora ragazzi, io volevo chiedervi un favore: se vedo parecchi miei iscritti che ci giocano, se potete darmi qualche consiglio, qualche dritta, qualche spiegazione a qualcosa, perché praticamente leggo dalla chat ogni tanto dei termini che non capisco, sono andato un po' a vedere, tipo il TH, ho capito che è municipio, poi ci stanno tante altre abbreviazioni che adesso non mi ricordo. E niente, adesso sto un po' pulendo la zona da questi alberi fastidiosi, perché io ho intenzione di costruire in questo punto qui, dove sta la pietra, mettere il municipio e fare tutto. Intanto siamo arrivati al livello 5, ragazzi. Poi devo costruire il castello per entrare a far parte di qualche clan. Intanto andiamo a costruirci un altro di siti. Adesso le sto mettendo così a cavolo, perché l'ho detto, adesso penso prima alle risorse, perché da quanto ben capito sono importanti le siti da loro, e quindi penso prima alle risorse e poi a posizionare le difese. Tanto ho un giorno e 15 di scudo, quindi tra un giorno penso che farò le difese, amplierò i muri, perché tanto ne ho parecchi qui, vedete. Posso costruire altre 25, altre 28 mura, dove c'ho le bombe, c'ho gli arcieri, un altro cannone. Mi sono messo abbastanza bene, dai. E ho anche scoperto che se rimuoviamo queste tipo alberi troviamo delle gemme, anche se soprattutto se troviamo l'albero di Natale ci danno un bel po' di soldi, ma adesso non posso toglierlo perché sto senza elisir, senza oro per rimuoverlo. Allora, intanto i depositi di oro a livello 2, gli elisir a livello 2, i depositi di elisir, uno a livello 2 e l'altro sta arrivando a livello 2. Poi adesso appena il nostro costruttore con la coppola in testa finisce di fare questo elisir deposito, e lo faccio portare. No, lasciamolo a livello 2 per ora. Allora, adesso penso che sia importante vedere un po'. Avere difese. Al momento non mi servono. Accampamento, laboratorio. Vediamo un po' cosa può servire. Allora, penso di portare almeno. Allora, adesso aspetterò. Quando arriverò ai 1500, porterò i depositi di oro a livello 3. Così mi assicuro un po' più di oro. E anche le mini. Poi, una volta portati i depositi a livello 3, mi porterò anche le elisir e le miniere. Così in modo che tutto è regolare. Perché se porto lì una cosa a livello 3, non voglio tenere una cosa a livello 2. Intanto è arrivato anche un messaggio su WhatsApp. Ebbene ragazzi, allora questo era un piccolo video per presentarvi, per farvi vedere il mio villaggio tutto disordinato e quindi per vedere se potrebbe piacervi a voi una serie su questo. Però non so, tipo, non so che serie posso fare. Potrei fare il Road to Municipio, non lo so, il livello massimo, però ci vorrà tempo per arrivare, quindi porterò qualche attacco, farò un video ogni tanto su questo gioco, perché non penso lo farò diventare una serie principale del mio canale. Per ora le mie serie principali, sapete, sono giochi di PS4, soprattutto adesso Call of Duty, che ci sto giocando spesso. E
Questo è tutto, ragazzi. Allora, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, ricordatevi di darmi qualche consiglio. E inoltre volevo salutare un mio iscritto che si chiama Christian, ma il suo canale è Mondo Video Games. Gli faccio un grandissimo saluto e buona fortuna per il tuo canale che sta crescendo tantissimo. Ragazzi, passate dal suo canale se volete. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Gema Gamer. Ciao!